La sboccatura a mano per noi è ancora un moto d'orgoglio, è uno storico che risale proprio già dalla piccola botte che hai visto, perché era di mio nonno, usata per il vino, e dopo noi abbiamo creato proprio la porticina per poter sboccare a mano, e questo mi consente da una parte il ricordo, rimanere legati alla storia di quello che è e anche considerare un passaggio umano. Quindi proprio l'ultimo passaggio che viene fatto dopo i 4-5 anni di permanenza sui lieviti dei nostri Trento Doc, dargli la possibilità ancora di un ultimo tocco dell'uomo. Quindi, come si è potuto vedere, il controllo che effettivamente ci sia la parte del ghiaccio, quindi dei lieviti. Nel tappo, nell'abidul, il controllo umano che mi dice: ok, è perfetto, non ci sono intorbidimenti e quindi possiamo andare nella sboccatura e poi nel dosaggio se è richiesto in base alla tipologia, se il dosaggio zero o a brut. Questo per me è proprio il fascino finale. Quello che si vede, a volte abbiamo perso un po', per esempio nel remouage, le pupitre che noi usiamo ancora, però oggettivamente devo ammettere, da un punto di vista di lavoro, di comodità, si usa il giro pallet. Era comunque un seguire i nostri bambini, perché poi alla fine tutte le nostre bottiglie per me sono dei piccoli figli, quindi ognuno diverso dall'altro, però ognuno ha il suo carattere, la controllata della mamma prima che esca per andare a scuola o all'asilo il figlio, ecco, quello per me è il fascino ancora di questo tipo di sboccatura.